Ciao, come capire dallo sguardo se gli piaci? Allora, lo sguardo ci dà molte indicazioni su come la persona si relaziona con noi. Dobbiamo prestare attenzione a cosa la persona guarda, dove ci guarda, come ci guarda, perché possiamo capire che cosa gli ispiriamo e quindi abbiamo uno strumento in più per mettere in atto poi dei comportamenti che possano andare ad amplificare questa esigenza. Se la persona ti guarda in modo istituzionale, convenzionale, quindi direttamente nel viso, direttamente sempre, mantiene lo sguardo sugli occhi, magari variandolo un pochettino, ogni tanto lo distoglie, poi ritorna, ma a guardarti sempre negli occhi, non, significa che non esiste non c'è un coinvolgimento particolare, o perlomeno c'è un interesse soprattutto a carattere logico-razionale. Puoi avere delle indicazioni, però, se per caso in questo sguardo diretto verso gli occhi riesci a notare una dilatazione delle pupille o un aumento del battito delle ciglia. Questo indica che esiste comunque un coinvolgimento, che in qualche modo stai dando emozioni. Questo mantenendo lo sguardo diretto. Se invece lo sguardo è diretto e non ci sono, diciamo, non noti una dilatazione delle pupille o non noti un aumento del battito delle ciglia, probabilmente la persona è coinvolta da un punto di vista logico-razionale, ma non le stai producendo pathos. Il pathos è una medaglia che ha due facce, sessualità e affettività. Se invece lo sguardo noti che cade spesso sulla bocca, anziché guardare gli occhi, ti guarda la bocca, ti osserva la bocca, quindi il suo focus cade sulla bocca, significa che esiste un coinvolgimento forte, emotivo, neutro però, non puoi ancora andare a decodificare se esiste una prevalenza sull'affettività o sulla sessualità, ma esiste comunque un coinvolgimento. Se poi dalla bocca passa alla zona, diciamo, del cuore, questa zona qua, la zona centrale, che va da sopra l'ombelico fino al collo, allora esiste un coinvolgimento, la persona è coinvolta, ovviamente non è che ti guarda di continuo, però spesso lo sguardo cade lì da un punto di vista affettivo, quindi è l'affetto che, diciamo, prevale sul resto. Se invece lo sguardo ogni tanto va più in basso, quindi nella zona dell'inguine, delle gambe, anche dei piedi, diciamo così, la zona bassa, dall'ombelico in giù, diciamo così, e questo sguardo si ripete, ovviamente non resta fisso lì, abbassa e poi magari torna a guardarti negli occhi, poi si abbassa e torna a guardarti negli occhi, allora ti sta dando un'indicazione di un coinvolgimento più di natura erotica, più di natura sessuale. E quindi in questo modo hai una mappatura per capire il grado di coinvolgimento e la qualità del coinvolgimento. Normalmente il primo passaggio però è la bocca, il primo segnale che è scattato qualcosa dentro di lui o dentro di lei e che inizia a guardarti la bocca. E ripeto, bisogna avere un po' di attenzione e avere un po' di abilità nel cogliere questi sguardi perché sono abbastanza rapidi, quindi non è che una persona ti fissa 5 minuti sulla bocca, poi 5 minuti al cuore e 5 minuti alle gambe, ad esempio. Sono molto rapidi e quindi l'abilità è quella di coglierli. Però danno indicazioni molto precise sul tipo di emotività e sul tipo di coinvolgimento che tu stai producendo nella persona che hai davanti. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!